Com'è la scuola 2.0 in Liguria? È una scuola che desideriamo, ci sono molte esperienze positive sul territorio, ma non abbiamo un istituto 2.0, abbiamo solo classi, cioè aule non solo attrezzate con hardware, le LIM, le cosiddette lavagne multimediali, tablet ai ragazzi, computer, hi-fi e quindi collegamenti in rete con l'esterno, ma soprattutto didattica, perché la scuola digitale va a modificare il rapporto scuola-famiglia, insegnante-alunno e agisce su una azione in classe di verifica, valutazione, esercizio e l'apprendimento si sposta di più nella classe. Di solito l'apprendimento è a casa, perché le informazioni e le spiegazioni sono a scuola. C'è un ribaltamento che va gestito come nuova sperimentazione didattica e siamo qui per programmare in regione un nuovo patto per la scuola digitale. Le risorse stanziate dalla Giunta su questo capitolo? Ma io credo che in questo momento si stanno spendendo 1.300.000 euro messi dal MIUR e dalla Regione, e credo che rapidamente potremo mettere a disposizione un altro 1 milione di euro perché ci siano le attrezzature e la formazione. Che cos'è la scuola 2.0? Scuola 2.0, che dovrebbe recepire le nuove indicazioni ministeriali, è l'approccio alla didattica tradizionale però con gli strumenti moderni. Quindi prevede l'interazione tra LIM, tablet, l'utilizzo degli ebook e la formazione dei docenti, ad esempio, che è forse la cosa più carente rispetto alla mera fornitura delle attrezzature e dei dispositivi. Qual è la cosa più difficile da spiegare quando formi qualcuno su questi temi? La cosa più difficile in realtà da trasmettere è la voglia del cambiamento. Perché comunque noi come agenzia formativa una cosa su cui lavoriamo è proprio questo tema, cioè il fatto che innovare non vuol dire per forza stravolgere il lavoro, in realtà vuol dire migliorarlo se usi gli strumenti adeguati. Secondo te i social servono alla scuola? I social possono servire assolutamente alla scuola, basti pensare, non so, tra le varie opzioni all'idea di un gruppo, che potrebbe essere la risorsa su Facebook forse prevalente, che può essere comunque reso privato, quindi chiuso. Possono partecipare solo determinate categorie di persone, se vogliono gli studenti con un loro docente, quindi anzi, può essere una risorsa, che a volte si pensa sia solo un modo per farsi fatti altrui, ma in realtà offre dell'altro. Un messaggio ai ragazzi che seguono Giovanni Liguria. Io sono un affezionato follower, per cui il messaggio è che se frequentano il sito con assiduità possono trovare quello che a loro può servire in termini di opportunità, concorsi, bandi, attività, tra cui anche le nostre come Istituto Franchi, insomma tante, tante opportunità. Quindi vi invito a seguirlo.